Ragazzi, anche oggi sono riuscito a portarvi ben due video, quindi alle ore 20 di stasera ci sarà un secondo video sul canale, quindi spolliciate come dei matti questo video, voglio vedere quel tasto di like distrutto perché ci saranno due video anche oggi. Buona visione! Gettiti il tubo sociale, avete questo bellissimo video. Oggi siamo qui per lo spacchettamento di ben due pacchi anziché uno. Devo smetterla di fare doppi sensi all'interno dei miei video. Ok, se sei un nuovo iscritto e non hai idea di cosa io stia parlando, praticamente ogni mese mi arrivano delle scatole che contengono ogni mese dei gadget nerd diversi. Le scatole prima erano due, ovvero la One Up Box e la Super Geek Box. Questa volta se n'è aggiunta un'altra, ovvero la scatola Geek Fuel, che è davvero fighissima. Di che cosa si tratta? Ogni mese queste scatole hanno un tema diverso, un tema a caso. Per esempio, il tema della One Up Box di questo mese era Power, quindi io all'interno troverò tutte cose collegate a questo tema, Power. Ci sono circa una decina di gadget che nell'insieme costano 40 dollari e anche più. Mentre se compri questa scatola costano soltanto 20 dollari. L'abbonamento a queste scatole può essere sia per un solo mese, quindi potete acquistare anche una sola scatola, oppure potete abbonarvi per ogni mese se vi piace l'idea. Quindi vi lascio in descrizione tutti i link per abbonarvi sia alla One Up Box, sia alla Super Geek Box, sia alla Geek Fuel. In realtà avrei dovuto fare l'obbligo gadget. Oggi pomeriggio mi ero preparata tutti gli obblighi, avevo fatto tutti gli screen, avevo scritto tutto quanto, avevo preparato tutto. Poi per un problema che non vi sto più a spiegare perché è una storia molto molto lunga non ho potuto farlo, però vi prometto che prima o poi riuscirò a portarvi questo benedetto obbligo gadget, anche perché io sono la prima che si diverte tantissimo a farlo. Magari riuscirò a portarvelo anche in compagnia, ma vi prometto che ci riuscirò. Quindi lasciate un bel like se anche voi non vedete l'ora che torni obbligo o gadget. Sembra tanto il nome di quei quiz che fanno su canale 5. Let's go! Iniziamo con la One Up Box, che è la più piccolina e carina, mentre la Geek Fuel è più grossa, e vediamo cosa troviamo. C'è un capello. Vediamo cosa troviamo all'interno. Ok, allora, aperta. Oh, che figo! Capitan America, wow! È uno dei miei preferiti, Capitan America. Non mi chiedete perché, forse perché mi piace il colore della sua tuta. Capitan America mi piace un sacco, quindi il primo gadget approvato, pupazzetto di Capitan America. Vola, capitano! Come al solito abbiamo la maglietta che c'è ogni mese e questa volta è piuttosto figa, cioè è sempre fighissima, ma questa volta anche più del solito perché abbiamo un It's Over 9000! Insomma è fighissima, sto facendo la collezione di queste magliette, non le metto mai perché mi dispiace metterle, sono così belle che a me dispiace metterle perché ho paura di rovinarle quando si lavano, quindi le tengo lì appese, stanno tutte lì e le conservo. Un giorno me le appenderò sul muro perché sono troppo belle. Poi abbiamo un puzzle di Star Wars, probabilmente perché fra poco uscirà l'ultimo film di Star Wars il 18 dicembre se non mi sbaglio. Ed è figo, sì, lo farò e lo attaccherò da qualche parte perché mi sono sempre piaciuti i puzzle, li facevo con i miei amici quando ero più piccola, quindi ho provato anche questo. Abbiamo come si chiamano? Quelle cose che appendi nella macchina, un profumatore per auto, air freshener si chiama qui, ma non mi viene in italiano come si chiama, di Batman. Fantastico, giusto per ricordarmi che io ancora devo prendermi la patente. Scherzi a parte, verso marzo avrò la patente, quindi iniziate a preoccuparvi. Poi ho questa strana pallina che ha anche l'involucro, c'è Batman sopra, che vi giuro che non ho idea di cosa sia. Aia, come cazzo si toglie questa cosa? Ah, ce l'ho fatta. Si apre? Che cacchio è? C'è una testa. Wow. Che cosa? Ok, ora il nostro Batman ha un corpo, prima era solo una pallina. È carino, dai, è simpatico, è un'alternativa ai pop, mi piace. Anche perché Batman mi piace, sì, mi piacciono un sacco di personaggi dei fumetti americani, però vabbè. La solita spilla del mese che è fichissima perché c'è Flash. Magari se la mia videocamera decide di volerla mettere... No, tesoro, devi metterla a fuoco.
Oh, perché ci devo sempre combattere? Vabbè, vedetela da così lontano perché se l'avvicino non la metto a fuoco. È bella, mi piace molto. Sopra c'è scritto il tema del mese che è Power. E la metterò insieme a tutte le altre spille. Che forse dovrei decidermi a attaccarle sullo zaino. Ma sinceramente ho paura di perderle. E infine abbiamo questo adesivo. Sì, è un adesivo di Goku. Io non ho mai amato Dragon Ball. Sì, lo ammetto, non ho mai veramente amato Dragon Ball. Però questo adesivo è carino, magari lo regalerò a uno dei miei cuginetti perché a loro invece fa impazzire. E come al solito, alla fine della scatola abbiamo il tema del mese, Power, lo attaccherò qua insieme a tutti gli altri. E poi dietro c'è tutto quello che avremmo potuto trovare. Avremmo potuto trovare Hulk, Flash, Spider-Man, Batman come pupazzetti. E invece come questi così qua che non ho bene capito che cacchio sono, avremmo potuto trovare Robin, Superman, cioè Clark Kent mentre si trasforma in Superman, Wonder Woman, questo è Goku. Sì, vabbè, in ogni caso il poster è figo perché l'immagine è figa, quindi va bene. Passiamo alla Geek Fuel. So più dove mettere tutte queste scatole. Allora, la Geek Fuel, come potete vedere, è molto più grande rispetto alle altre, costa uguale, però è più grossa, non mi chiedete perché, e c'è un bel po' di roba dentro. Come si apre? Da che lato si apre? Ah, ecco qua. Ah no, sta cadendo tutto. Allora, innanzitutto abbiamo qui un poster. Che cos'è? Un poster, credo sia. Mi sembra che sia un poster di Fallout. Non voglio dire una scemenza. Sì, credo sia un poster dedicato a Fallout. Ora, io non ho mai potuto giocare questi titoli, anche se mi piacerebbe tantissimo. Infatti sono propensa a comprarmi la trilogia di Fallout, anche se i primi due non mi fanno impazzire. Però il terzo e il quarto sono qualcosa di davvero bellissimo. Sto seguendo un sacco di gameplay. E non vorrei dire una stronzata, non uccidetemi se sbaglio, ma questo credo sia l'armatura di Fallout, l'armatura nucleare, questa qua sotto. Anche perché War Never Changes, se non mi sbaglio, è una citazione. Qui comunque c'è questo qui, questa immaginetta che mi ricorda molto Fallout. Quindi se sto dicendo una stronzata non uccidetemi, ma io credo sia così. Poi qui c'è una maglietta, in tutti i pack escono magliette, sempre magliette, magliette, magliette. Una maglietta di Star Wars, figa, questi credo sì, siano i pezzi della spada laser. È bellissimo, è stato scritto Resistance, molto molto figa, mi piace molto. Poi qui ci sono delle carte, le carte di Ghostbusters. Se mette a fuoco magari sì, le ha messe a fuoco, ok. Le carte di Ghostbusters che non ho idea di come siano. Allora, vediamo un po' come sono queste carte. Figo. Cioè, sono carte quelle normali proprio, cioè quelle con i semi francesi, se non sbaglio si chiamano francesi. E ci sono queste immagini ispirate a Ghostbusters che sono molto molto belle. Mi piacciono queste carte, penso che le utilizzerò, non le utilizzerò da collezione. Penso che le userò per giocare questo Natale a carte, quindi grazie mille Geek Fuel. Poi c'è un quadernetto, qui dietro c'è il codice, quindi non ve lo faccio vedere, anzi lo copro, aspettate. Un codice per giocare a questo gioco qui, magari lo metterò in palio in qualche contest, perché non è il mio, lo conosco questo gioco, non è il mio stile, cioè non è un gioco del mio stile. E dentro c'è dice, oh, ma non riesco a parlare, how video games are made, che vuol dire come sono fatti i videogiochi. E qui parla appunto della metodologia, qui infatti dice i miei 16 mesi dentro lo sviluppamento di Defense Grid 2, che sarebbe il gioco questo qua. È interessante, molto interessante, me lo leggerò, tanto io l'inglese lo conosco abbastanza bene, quindi posso leggerlo e in caso metterò in palio questa key. Poi abbiamo un adesivo di un po' piegato, credo si sia rovinato nella scatola, però è comunque bello, di Hunger Games, che è una delle mie trilogie preferite, quindi me lo attaccherò sicuramente da qualche parte perché amo Hunger Games. Un portatessere di Fallout, qua sono sicura perché c'è scritto Vault-Tec, quindi sicuramente Fallout. Security Division, molto figo, qua dentro posso metterci quello che voglio. Lo utilizzerò al Festival del Nerd per mettermi la targhetta. E infine, credo sia finito tutto. Ah no, no, c'è un'altra cosa qui. Quindi abbiamo qua una tipo quello della One Up Box che dice cosa avremmo potuto trovare. Quindi in questo caso c'è la maglietta qui. Qui c'è un piccolo libricino che dice
il tema di novembre, che sinceramente non ho idea di quale sia. Qua parla di Fallout 4, Is Upon Us, Small Cons with Big Impact. Poi dietro c'è Katniss, quindi penso parli un po' di delle cose che si sono trovate in questo mese. Molto carino, leggerò anche questo. E infine qui abbiamo una saliera e un portapepe di Pac-Man. Completamente random, però è fichissimo, cioè sono carinissimi. Cioè, guardate, aspettate, ora ve li tiro fuori. Sono i fantasmini di Pac-Man. Cioè, non li utilizzerò, li utilizzerò come... Cioè, non metterò veramente il sale, magari li metterò qui sulla scrivania, però è dolcissimo, quindi... Stai lì, piccolo. Quindi, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Ho spacchettato ben due pacchetti questa volta. Il prossimo sarà il Super Geek Box, che non ho idea di quando mi arriverà, però comunque non vedo l'ora che mi arrivi, perché so che vi piace vedere cosa esce da questi pacchetti. E magari, se vi piacciono così tanto, potete anche comprarveli, magari facendovi un regalo per Natale, chissà. Mi raccomando, lasciate tanti mi piace se volete, obbligo gadget, lasciate tanti commenti. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.